Grazie, buongiorno a tutti. Mi scuso di non essere presente, ma diciamo per questioni personali. Grazie mille per Sì, questo figuri. invito e se mi autorizzate condivido la mia presentazione. Sì, ci dia. Provi un attimo dalla regia. Io un Non mi è minuto stato solo alla ancora. regia per condividere. Vuole intanto introdurci l'argomento mentre prova? Sì, il tema è quello della, diciamo, naturalmente all'interno dell'economia circolare della misurazione, un tema che inizia a diventare sempre più caldo, sempre più importante e a cui è estremamente importante cercare di definire dei contorni. Quindi poter mettere a disposizione di imprese, ma anche di pubbliche amministrazioni, diciamo riferimenti molto precisi per quanto riguarda il tema della misurazione, permette sicuramente di poter avere dei riscontri veritieri, trasparenti, ma utili soprattutto per lo sviluppo delle diverse strategie. Quindi, quest'oggi il mio intento è molto velocemente di darvi un attimo il quadro, con alcune anche provocazioni, in quanto è un percorso che siamo all'inizio. A me piace dire che come approccio di economia circolare, per quanto ci riguarda, che noi seguiamo molto da vicino il tema della progettazione dei materiali, l'economia circolare è una start-up in certo senso. Forse siamo solo al 5, se non al 10%, intanto condivido la mia presentazione, ecco di quelle che Perfetto. sono tutte le potenzialità. Mi confermate che vedete? Sì. Perfetto. E quindi è un tema estremamente su cui costruire nuove strategie, questo si può fare solo attraverso una sinergia di tutti gli attori. Molto brevemente chi siamo? Noi siamo una società che ci piace dire che ogni giorno guardiamo quello che succede in giro per il mondo, ma in particolare andiamo a analizzare i materiali e i prodotti. Cerchiamo quelli che sono i materiali che hanno diciamo delle valenze, soprattutto dal punto di vista ambientale, ma nel contempo anche andiamo ad analizzare quelli che sono i prodotti che utilizzano questi materiali, perché i nostri clienti non guardano solo l'impiego del materiale, ma vogliono anche capire rispetto ad un ciclo di vita questi materiali come possono essere, oltre che prodotti, anche successivamente riciclati, riusati e quindi un'analisi un po' a 360 gradi. Tutte queste informazioni noi le andiamo a inserire in un database che mettiamo a disposizione appunto delle aziende prevalentemente della manifattura e aiutiamo le aziende stesse a sviluppare questi nuovi prodotti. Misurare la circolarità, ve lo dicevo all'inizio, è un tema estremamente interessante e permettetemi questa provocazione. Ieri eravamo tutti sostenibili, oggi siamo tutti circolari. Mi verrebbe da dire chissà domani cosa saremo. Sebbene diciamo questo è diventato un po' l'espressione comune, è quanto mai fondamentale cercare di capire di cosa stiamo parlando. Cosa stiamo parlando? Partendo dal concetto di economia. Si chiama economia circolare. Troppo spesso il termine economia circolare viene associato all'aspetto solo ed esclusivamente della gestione dei rifiuti, ma non lo è. L'economia circolare fa riferimento al ciclo di vita del prodotto e deve inevitabilmente, necessariamente, considerare tutti gli aspetti. Partiamo dal fatto che tutte le attività economiche sono misurabili e questo ormai è un dato di fatto attraverso la redazione dei bilanci e quindi ne consegue che anche tutte le azioni di economia circolare devono essere misurabili. Misurare la circolarità deve essere l'obiettivo di tutte le aziende per prendere atto delle tipologie, delle quantità di risorse che vanno a impiegare, ma soprattutto dell'aspetto di economia o diseconomia che genera quel prodotto, che generano quelle risorse, che siano risorse materiche, energetiche, idriche o delle emissioni. Non basta guardare solo l'aspetto quantitativo materico o quantitativo ambientale, va collegato a un aspetto economico.
E ci tengo molto ad evidenziare questo aspetto, soprattutto in questo momento, in questo periodo dove la scarsità dei materiali mette ancora più in evidenza l'importanza di pianificare una strategia Made in Italy da questo punto di vista, concreta, operativa, affinché i materiali possano essere la vera risorsa, il recupero, il riuso, l'allungamento del ciclo vita dei prodotti possano essere la vera risorsa di questo paese, accanto al vero saper fare del Made in Italy. Quindi le aziende devono applicare dei propri modelli. Scrivo dei propri modelli perché l'applicazione dell'economia circolare all'interno delle imprese richiede, e poi lo vedremo, una customizzazione, una personalizzazione. È quanto mai difficile generalizzare gli approcci, è quanto mai difficile tenendo conto che il sistema Italia è caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese. Quindi perché è importante misurare la circolarità? Innanzitutto per dare concretezza, cioè tocchiamola con mano, vediamo i risultati, per quantificare le risorse impiegate, quindi effettivamente quali risorse e quante ne stiamo utilizzando, per conoscere soprattutto le criticità ed intervenire con azioni di miglioramento, per comunicare chiaramente i risultati e i benefici. Abbiamo visto nei documenti della Commissione europea, soprattutto per quanto riguarda le azioni 2021 e 2022, l'importanza che ha il consumatore, quindi una trasparenza, la creazione di claim che siano attendibili, che siano trasparenti, ma per quantificare anche il ciclo economico. È necessario definire questi precisi riferimenti di misurazione, altrimenti sarebbe quanto mai difficile e in alcuni casi impossibile ottenere dei riscontri. Questa è una mappa che noi generalmente utilizziamo per far capire alle aziende che l'approccio all'economia circolare può essere multiplo, o meglio, che c'è da definire un percorso. Quindi dal metodo che può essere qualitativo al quantitativo, all'ampiezza, che quindi può andare dalla misurazione a livello macro, quindi molto territoriale, meso come distretto, micro, fino ad arrivare alla singola impresa e nano. E quindi di cosa stiamo parlando? E fortunatamente qui ci tengo a dirlo, l'Uni sta lavorando in modo molto interessante sulla definizione proprio di una metodologia di misurazione attraverso un approccio che va a integrare questi tre aspetti, mentre invece quello nano, che è quello del prodotto, è un po' più difficile. Quindi considerare tutte queste variabili e capire in che percorso si sta andando è quanto mai importante. Questa slide mette in evidenza che ci possono essere oltre 1000 diverse possibilità di misurare l'economia circolare. Quindi quando andiamo a parlare di misurazione, secondo me le possibilità, le combinazioni sono più che di 1000. È importante crearsi un allineamento, è importante creare il linguaggio e la lunghezza d'onda. E quindi attraverso questo approccio è quanto mai fondamentale cercare di identificarsi per poi migliorare il proprio percorso. L'altro aspetto da capire è cosa stiamo misurando. Ora, definire approcci obiettivi è necessariamente il punto di partenza, perché vi faccio un esempio molto semplice. Il caffè è qualcosa che è nella tradizione italiana. Misurare la produzione di un chilo di caffè, di una cialda di caffè, di un pacchetto di caffè, di una tazzina di caffè, richiede approcci completamente differenti. E quindi non è che, siccome uno lavora nel mondo del caffè, ho preso il caffè perché è qualcosa che tutti conosciamo, necessariamente c'è la ricetta che si può spalmare, che può essere applicata. No, è quanto mai fondamentale capire, in relazione al tipo di prodotto, l'intensità di utilizzo, ad esempio la durabilità, il numero di utenti che ne beneficiano e delle risorse impiegate. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte l'economia circolare deve essere anche contestualizzata nel modo più idoneo. Cioè, pensate se con modelli evolutivi di economia circolare domani andassimo al bar con qualcuno a prendere il caffè e si ordinasse un caffè da condividere in due, dove uno fa un sorso e uno ne fa un altro. Cioè andrebbe proprio contro la logica stessa di prendere il caffè, però andrebbe nella logica della condivisione dell'economia circolare. Questa provocazione serve per dire che l'approccio all'economia circolare non deve essere un qualcosa per le imprese che serve rispetto a un benchmark esterno, serve rispetto a un benchmark interno. È un po' come quando si va a fare l'analisi del sangue: sebbene in molti stiamo bene e sebbene le analisi, i risultati che ne escono sono completamente differenti, questo dimostra che cosa?
dimostra che ognuno di noi, ogni prodotto, ogni azienda ha un proprio DNA, un proprio modo di fare e quindi si deve confrontare proprio con se stesso per ottenere dei risultati significativi. E questo è importante nella definizione di questi KPI, cioè degli indicatori da andare a utilizzare. Ci sono degli indicatori assolutamente comuni a tutti i vari settori, così come ci sono degli indicatori che però per alcuni settori non possono essere utilizzati. Pensate alla riutilizzabilità del settore alimentare o la riparabilità del settore alimentare. Possiamo mai riparare una bistecca? È una cosa alquanto difficile. Quindi ci sono da fare dei passi in avanti, ci sono da costruire necessariamente con la filiera, col sistema filiera, tutta una serie di approcci e di strategie da condividere per ottenere i migliori risultati. Noi dal nostro punto di vista ci siamo particolarmente focalizzati nel mondo della manifattura e a seguito delle indicazioni ricevute dai nostri clienti abbiamo creato questo tool. Un tool che mettiamo a disposizione per misurare la circolarità dei prodotti appunto della manifattura, un tool che permette all'azienda di ottenere dei risultati concreti anche attraverso dei punteggi da utilizzare internamente per far capire dove è possibile migliorare. Dottor Cappellini, mi scusi, mi dispiace molto interromperla. Riesce a chiudere la spiegazione di questo tool in un minuto? Perché purtroppo... Assolutamente sì, sono proprio alla fine. Perfetto. Quindi perfetto, uno strumento concreto che andandolo a contestualizzare definisce una mappa molto precisa e permette appunto di migliorare la qualità dei prodotti. Questo è un caso concreto e reale, quindi i prodotti come erano prima, come sono stati migliorati e questo nel complessivo. Vado a concludere con due suggerimenti per chi vuole approfondire. Il primo, c'è questa pubblicazione di ICESP, poi Claudia Brunori che mi seguirà sicuramente ne parlerà in modo migliore, quindi sulla misurazione proprio del gruppo ICESP. Il secondo è questo documento sulla misurazione realizzato dall'Alleanza dell'Economia Circolare, che quindi può dare anche un quadro più generale. Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile ciò che non lo è. Io vi ringrazio tantissimo per l'invito e con questo ho concluso.